Siamo col presidente della sezione degli abiti di Agrigento, Maria di Agrigento, Gero Drago. Oggi esami per 19 ragazzi che sono stati abilitati ad abiti. Sì, è una grande soddisfazione questa mattina perché ben 19 giovani, anzi giovanissimi, perché hanno tutti la media di età da 15-16 anni, forse c'è solo uno che ha 17 anni e non fa parte della nostra grande famiglia. Anche gli arbitri, come le squadre di calcio, vivono di vivaio, ecco, per noi queste new entry sono il nostro vivaio futuro, quegli arbitri da cui poi usciranno il futuro appunto della nostra forza arbitrale. Anche Rizzoli, poi cito sempre questo esempio, ha iniziato facendo un corso d'arbitri a 15 anni per la prima volta. Quindi tutti questi ragazzi non hanno fatto parte della nostra famiglia, iniziano questo percorso di atleti e di tecnici e soprattutto di uomini, perché noi ci teniamo a dire che soprattutto formiamo uomini e diamo anche un grande apporto alla società, perché questi, molti ragazzi, non avendo cosa fare e quindi se non fanno sport di altri tipi, venendo a fare gli arbitri di calcio, hanno sicuramente del tempo da occupare in maniera sana e positiva e non magari lasciandosi andare per le strade. La sezione AIA di Agrigento non è solo il rettangolo di gioco, ma è anche solidarietà e beneficenza, e mi pare che stiate organizzando una bella iniziativa. Sì, noi ci teniamo tanto a fare altre attività diciamo da affiancare a quello che è poi il mondo del calcio. Tra queste, quest'anno il mio consiglio direttivo ha voluto fortemente dare un messaggio di solidarietà e abbiamo raccolto dei fondi volontariamente e abbiamo acquistato dei giocattoli e dei beni di prima necessità, dai pannolini al latte, a diciamo, tutti quei beni che possono servire a dei bambini da 0 a 3 anni e li doneremo alla ludoteca della San Vincenzo di Agrigento. Quindi domani faremo questa consegna ufficiale in cui daremo un segnale per quelle che sono le nostre possibilità. Grazie.